Stamattina abbiamo Greta e Aurora, loro sono della scuola media Verga di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Ciao a tutti e benvenuti alla terza edizione del premio Giorgio Gaber per le nuove generazioni. Prima di introdurre il primo progetto della giornata, ricordiamoci che lo spirito del premio prevede innanzitutto educazione e rispetto. Quindi spegniamo i telefoni cellulari e teniamo tutti il giusto silenzio durante la presentazione del lavoro dei nostri amici di Loano. Ricordiamoci anche che il lavoro che stiamo per vedere sarà oggetto di un dibattito che avrà luogo nel pomeriggio e che sarebbe carino lasciare alcuni commenti nell'apposito forum all'interno del sito del premio. Infine, prima di passare la parola ad Aurora, le uscite di sicurezza sono poste ai due lati della sala, uno in fondo sulla vostra sinistra e una accanto al palco sulla destra. In ogni caso, facciamo sempre riferimento al personale del premio e ai nostri insegnanti. Per la sezione teatro, in rappresentanza della regione Liguria, in provincia di Savona, i ragazzi del laboratorio espressivo musicale della scuola media dell'Istituto Comprensivo di Loano, Boissano, presentano il progetto Siamo Seri, nella nostra scuola si può ridere. La referente del progetto è la professoressa Antonella Carosini, l'operatore esterno è la professoressa Eleana Mell. Il lavoro di quest'anno è frutto di un laboratorio multiespressivo e propone una riflessione sul valore della risata, intesa come momento socializzante e vitale. Come per il lavoro dello scorso anno, Insieme si può, il tutto è condito da interventi musicali e teatrali che lasciano largo spazio all'improvvisazione. Di ogni missione e leggendo non vi scandalizzate, non contiene
canetti agli anticorpi, gli originali osari, e sotto il nastrale, urle bianche e gialle. Bene, continuiamo. Carducci, pianto antico, interrompiamo. L'albero a cui tendevi la pargoletta mano, da verde mercante, da verde mercante. Bene, grande, bene, ed ora continuiamo. Giovanni Verga, Malavoglia, interroghiamo Mautini. Una famiglia di pescatori di Trezza, possessori di una casa e di una barca, vivevano una vita felice e armoniosa. Un giorno nel 1863 il figlioletto Tony partì per il militare. Benino, benino, si sieda. Bene, ed ora parliamo di Carlo Collodi. Interroghiamo Giacomini. Ora bisogna ricordare che Pinocchio fra i suoi amici ne aveva uno prediletto, di nome Romeo, che tutti chiamavano Lucignolo. Concerto numero 3 di Robert Boz, 1966. Thank you.
questo sarà lui. Ho da parlarti di molte cose. Mi spaventi, Nora, non arriva a comprendere.
allarghi il pazzo dei muscoli visori e zigomatico, si taglia a palma. Come sta credendo voi, sia voi che state ridendo. Aumentano gli impulsi emotivi, che producono una sensazione di piacere, con il miglioramento della funzionalità muscolare. Si abbassa la pressione cardiaca e si normalizza il battito cardiaco. Per uno scoppio di rarità dell'altro, aumenta nella saliva la produzione di un anticorpo altamente protettivo per le funzioni respiratorie, l'immunoglobulina IgA. Siamo seri, nella nostra scuola si può ridere, 17 maggio 2012. Here we go.
Arrivo su sto pezzo, scritto una battuta. Ti voglio fare ridere, ti faccio una battuta. Ma come faccio a farti ridere se con il governo Monti l'Italia non riesce neppure a sopravvivere? Ascolta qua, ci facciamo due risate. Pure il papà oggi ha la scarpa della Nike colorata. Ma queste cose di te la raccontate. Me l'ha detto mio cugino e mi ha ricevuto la petizione con domande dell'anno. Arriva Pinocchio e gli mette rimanente. Ti ha denunciato mettendo che hai rubato un fungo, ma non gli hanno creduto perché gli è venuto il naso lungo. Aspetta un poco, io sbaglio sullo strumentale. Tra qualche anno diremo che la coca non fa mai, ma non ci crederà nessuno perché sarà smentito tutto al TG delle 18 su Italia 1. Si pagheranno così tante tasse, con pure la biglietta per pagare la venduta le sue tasse. Ho comprato più nascotto che rimanete senza un soldo, tanto non c'è riscotto, forse cucinare un buon risotto. Mi porti libero la mente da ogni pensiero. Amo questo genere, ne vado molto fiero. Lo scrivo, penso che mi sentirai nel tuo stereo. Ora di vivere la mente di stare serio. I ragazzi di nono. Ora passiamo a conoscerli uno ad uno. Elisa. Elena Gavinale. Elena Gavinale. Thank you.
e Francesco. Roberta Gaggero. Grazie.